Mercoledì 13 giugno 2018, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano, sempre qui in diretta con i protagonisti della città. Sono le 12:31 minuti in questo istante e oggi parliamo di una realtà che, pensate, in questi giorni compierà 20 anni che è sul territorio milanese e che direi quasi non si fa vedere, ma il suo operato si vede, e come. Invece stiamo parlando della Ronda Carità e Solidarietà e diamo il benvenuto ai nostri ospiti, a Magda Baietta, presidente della Ronda Carità e Solidarietà. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. E a Giorgio Paini, Giorgio Paini, direttore della Ronda Carità e Solidarietà. Buongiorno a tutti. Dicevo, appunto, 20 anni che siete sul territorio milanese, un lavoro che fate davvero quasi di nascosto, ma non perché volete fare di nascosto, perché non vi si vede, ma ci siete, fate un operato davvero importante. Raccontiamo quindi un attimino bene che cosa è la Ronda Carità e Solidarietà. La Ronda della Carità e Solidarietà è un'associazione di volontariato. Siamo una settantina di volontari che ogni notte a squadre di 6 persone giriamo proprio per le vie della città a cercare e avvicinare le persone in difficoltà, che a Milano purtroppo sono tante. Per cui andiamo veramente sulla persona e cerchiamo di capire i loro problemi, cerchiamo, e poi è la cosa importante, e cerchiamo di avvicinarlo alle istituzioni, perché molte di queste persone sono italiane, non tutte sono straniere, e hanno anche dei diritti, magari hanno lavorato fino a qualche anno prima, però non sono riusciti, comunque c'è stato qualcosa che non ha funzionato con i servizi sociali, per cui noi vogliamo essere proprio quel pezzo che manca tra loro e l'istituzione, per cui li inviamo l'istituzione, e quando non sono in grado di andare li accompagniamo proprio anche fisicamente dall'assistente sociale, gli fissiamo un appuntamento e vediamo di capire insieme all'istituzione cosa possiamo fare per questa persona. Abbiamo detto 20 anni di storia. Magda, tu sei una anche delle fondatrici della Ronda Carità e Solidarietà. Perché 20 anni fa questa necessità? Perché sul territorio allora ci eravamo resi conto che nell'angolo delle strade c'erano molte persone che erano proprio abbandonate lì, nessuno andava a capire come mai erano lì per strada, come mai vivevano proprio per strada, nell'angolo della strada. Certo, venivamo 20 anni fa dalla legge Basaglia, dove avevano svuotato i manicomi, e purtroppo molte di queste persone, non avendo più la famiglia, non avendo più nessuno, si sono ritrovati per strada, e questi purtroppo erano persone che era difficile da avvicinare, però prima di tutto erano persone che comunque avevano anche loro dei diritti, per cui questo abbiamo incominciato poi a lavorare, andare proprio a cercare di acquistare con loro questa fiducia, per farle poi cercare di farli prendere in carico ai CPS, poi curati e messi nei posti dove loro potevano comunque riprendere in mano un attimino, finire almeno la loro vita in modo dignitoso. Ecco, e in 20 anni che cosa è cambiato? Come è cambiata la città? Immagino che, insomma, voi siete stati un osservatorio speciale proprio sui cambiamenti di questa città, che è indubbio che in 20 anni davvero sembra quasi un'altra città a volte. Certo, è vero. Io mi ricordo quando avevamo iniziato c'era una tantissima tossicodipendenza, specialmente da eroina, per cui vedevi veramente questi ragazzi morire per strada ancora con la siringa nel braccio in overdose. Questo era, me lo ricordo veramente in un modo. Io ho visto morire tante persone di AIDS, che, insomma, che conoscevamo, dove poi l'avevamo poi mandati in questi centri che avevano aperto apposta per curare queste situazioni. In una situazione quasi veramente pionieristica, perché 20 anni fa era veramente un tema poco conosciuto, poco esatto, trattato, no? Ecco, questo è stato veramente pesante anche da parte dei volontari, vedere poi, insomma, queste persone che finivano la loro vita, però, insomma, li abbiamo accompagnati. Ecco, abbiamo accompagnato tante persone, non li abbiamo lasciati da soli.
Questo è un po' il nostro concetto di acquistare fiducia con queste persone per dopo rimanere comunque, essere ancora quei punti di riferimento che ogni persona, penso, ha Ha bisogno, ha bisogno, infatti. bisogno. Ecco, dopo 20 anni ritroviamo appunto Ronda Carità e Solidarietà, che non solo si occupa appunto del notturno, dell'uscire con unità mobili, che ricordiamo sono coordinate insieme ad altre associazioni e coordinate dal Comune di Milano, quindi insomma, Certo, non stiamo certo. parlando di prendere e uscire così a caso facendo operazioni che magari anzi a volte vanno a magari complicare poi il lavoro dei servizi sociali, anzi voi siete in coordinamento Un con. coordinamento con loro, sì. Uno degli aspetti positivi che si sono succeduti nell'arco dei 20 anni. Siamo passati dal pionierismo, come diceva lei, a un'azione un po' più coordinata. Perché insomma fa vedere poi soprattutto ancora una volta come Milano risponda prontamente alle necessità poi del territorio. Siete, ci sono tante associazioni, vi diceva, che sono sul territorio, avete diviso in un certo senso il territorio milanese in modo che si sa dove andare, come intervenire. E poi mi diceva anche, ogni sera voi poi dovete fare un report giusto al Un comune. report al Sì, comune assolutamente. dove diciamo le persone che abbiamo incontrato, quante persone abbiamo incontrato durante il nostro giro, e in modo particolare teniamo monitorato, specialmente le situazioni più a rischio, le situazioni di quelle persone che non vogliono andare nei dormitori, che vogliono rimanere comunque a vivere per strada, che però sappiamo che non stanno bene, Ecco, hanno parliamo un dei attimo di problemi di questo tema, salute. Magda, perché ne parlavamo fuori onda. Sfatiamo un mito. Molti dicono, Esatto. molti barboni, è una scelta, sono per strada, tanto vedi appunto quando gli si dice vai in un centro dicono di no perché hanno scelto di vivere per strada. Ecco. Ecco, non è proprio così, nessuno sceglie la strada. Io sono veramente contraria a questa cosa quando mi dicono Molto ma puoi però dire l'hanno un'idea, scelto. ma Dico, forse è un ecco, po' però non è troppo co così, falsa. perché se una persona finisce per strada è perché comunque ha un qualcosa, ha un malessere dentro, qualcosa che lo spinge comunque ad abbandonare la propria casa, i propri affetti, le proprie cose, ma proprio perché sta male dentro, c'è qualcosa che non funziona. E di solito c'è sempre dietro una grossa depressione, una malattia mentale, dove si allontanano e cercano di è un po', io faccio un po' questa definizione, è come un po' un sedativo, cioè loro si sentono non costretti dentro in una gabbia, per cui la strada compensa molto la malattia mentale, finché poi magari succede che non stanno bene, allora lì poi si interviene e noi queste persone le teniamo monitorate, cerchiamo sempre comunque di agganciarli a delle unità di strada psichiatriche dove esce lo psichiatra e fa anche una diagnosi, in modo che se la persona poi scompensa, allora immediatamente si cerca di fare un TSO o di curarli, ecco, Intervenire anche sull'emergenza, intervenire no? sull'emergenza. Sullo scompenso che può succedere. Quando succede, noi conosciamo e sappiamo a chi rivolgersi, a chi andare, poi a chiedere aiuto, di guarda che questa persona. Vent'anni fa siete nati e dal nome capisco proprio come una ronda, cioè, giravate di notte Giravamo e proprio di trovavate notte questa e mi ricordo quando c'è stato situazione. il periodo delle Ah ronde, sì, so che ci va! ma cosa Ronde di. fate? E io dicevo sempre, leggete bene cosa c'è scritto, noi siamo della ronda Carità e della carità, solidarietà, non c'entra esatto. niente con le Infatti, ronde, infatti. con le ronde padane o cose di questo genere, però c'è stato allora, mi ricordo che insomma. Come usi una parola, no? Può cambiare le cose, come ronda una parola innocua di per sé, come a un certo punto è diventata invece parola di allarmismo, invece, Esatto, infatti, no? Come invece giustamente voi l'avete riappropriata al proprio significato da dizionario, cioè girare per. Appunto di notte, quindi nasceva così. nasce così, Adesso in dopo. realtà avete avuto anche una vita diurna, non più solo Ecco, notturna. esatto, perché ci Siete. siamo rese conto che non era sufficiente che noi andavamo in giro di notte, perché lì si fa solo assistenzialismo, rischiava di essere solo quello. Abbiamo capito che quello non era sufficiente, per cui abbiamo poi fatto un'unità di strada diurna dove andavamo proprio sulle situazioni. Dopo cosa è successo? Che un donatore
una famiglia fantastica, la famiglia Mazzola, che ci ha conosciuto, e aveva questo capannone, ha detto: "Guarda, io volentieri ve lo do a titolo gratuito per aprire un centro, per fare in modo che date delle risposte concrete alle persone". Allora abbiamo, insieme a loro, abbiamo realizzato questo progetto, abbiamo aperto questo centro diurno dentro proprio in zona Udine, in piazza Udine, tra parentesi sulla via Casoretto, però è in un cortile interno, questo capannone molto bello dove l'abbiamo arredato, l'abbiamo sistemato. La moglie di Mazzola è un architetto, per cui è stato Ah, beh, anche insomma, mi ha famiglia aiutato, perfetta, mi anche trovate, perfetto, donatore veramente, perfetto. un donatore veramente eccezionale. Ecco, Abbiamo IKEA, ci ha regalato un po' tutto oh, l'arredamento dentro, bene. per cui adesso noi Perché ricordiamo una ospitiamo. cosa, appunto, chiedo questo al direttore, cioè qui stiamo parlando di un'associazione, stiamo parlando di volontari, stiamo parlando di... Come le facciamo tutte queste cose che ha infatti, e come, descritto infatti, Magda? cioè, Adesso non... Magda ha anticipato, siamo una settantina di volontari, soci, che lavorano, danno quasi tutto il loro tempo libero all'associazione, quindi lavorano sia con l'unità mobile notturna sia con il centro diurno. Abbiamo qualche decina di volontari per un giorno, li chiamiamo così, che ci aiutano e ci supportano in tutte le attività non regolari, non ricorrenti, cioè noi facciamo della raccolta Ma abbiamo visto alimentare, delle foto appunto di il raccolta gruppo alimentare che fate, di Carrefour dà la volontari. disponibilità nei suoi centri per fare questa raccolta, poi abbiamo una messa la notte di Natale, quindi abbiamo tante attività non ricorrenti con cui i volontari per un giorno ci aiutano. Abbiamo degli operatori professionali, abbiamo due educatori, un assistente sociale e una psicologa progettista. E qui ci tengo un attimo a soffermarci su questo, perché fa capire quanto è importante e quanto è una conquista avere degli operatori professionali che vengono ovviamente Assolutamente, pagati, ma sono persone assolutamente. che, come dire, alzano un po' la qualità di tutto il servizio che date e mi viene a dire anche la qualità dei volontari che avete, giusto? Assolutamente, non solo la qualità, ma portano una competenza che adesso con la complicazione del panorama è assolutamente necessaria, no? Per fare un intervento mirato e che non sia o campato per aria o, come diceva Magda, mero assistenzialismo. Bravissimi questi operatori, devo dire, non lo dico solo perché sono della nostra associazione, perché come lei ha ricordato sono operatori e sono pagati per far questo, ma condividono la missione dell'associazione Sa che poi c'è e sempre diciamo non sono distinti come passione la dai linea spesso volontari. è labile Assolutamente. poi quando finisce il lavoro E inizia il volontariato. fortunatamente è molto A me ha labile, molto colpito molto, calda. avevo un volantino prima, ma ha colpito molto le ore di volontariato che fate annualmente. Allora, vi do qualche numero, insomma, le ore di volontariato nel 2017 sono state più di 14.000, più di 190 uscite serali in cui abbiamo distribuito più di 400 capi di pesanti, tra coperte, sacco Beneficiare. pelo e capi pesanti per fronteggiare la situazione di emergenza freddo. E per quanto riguarda il centro diurno, complessivamente sono stati distribuiti più di 22.000 pasti nel corso dell'anno. Quindi per essere una piccola associazione direi che Dicevo appunto prima, diciamo, nel abbiamo centro diurno, lavorato. oltre ad distribuire pasti, cercate anche proprio di dare queste indicazioni per un reintegro in società, proprio Esatto, vero e noi proprio, ospitiamo no? dalle Correggetemi se 20. uso le parole sbagliate, Sì, mi raccomando. nel nostro centro diurno, un centro diurno un po' particolare, perché noi ospitiamo poche persone, dalle 20 alle 25, però sono seguite, proprio uno a uno, per fare in modo che riprendano fiducia in se stessi e incominciano veramente a riprendere in mano la propria vita, però dandogli delle possibilità, ma delle possibilità vere, concrete, non sono dei numeri, insomma, sono veramente delle persone. Li trattiamo come delle persone, per cui sono tutti progetti personalizzati, dove vengono condivisi insieme all'assistente sociale, insieme a tutta la rete che si è creata intorno a questa persona, perché non usufruisci solo del nostro
nostro servizio, magari è un ex alcolista dove è in cura a un CERT, poi dorme in un centro d'accoglienza dove sarà seguito dall'assistenza sociale del centro di accoglienza dove dorme, poi ci sarà dietro magari il medico perché magari ha qualche patologia, per cui noi seguiamo un po' tutto questa parte e lavoriamo insieme in rete con loro, e facciamo insieme alla persona si decide di fare un progetto specifico in base anche alle competenze, per cui magari a poche competenze gli faremo fare un corso di formazione, gli faremo fare in modo che impari veramente a fare un lavoro, poi magari con una borsa lavoro, si incomincia piano piano, certo. Non è dire, che... appunto, che, insomma, se vent'anni fa vedevate solo butte storie che finivano molto molto male, ultimamente siete riusciti finalmente a cambiare un po' certe tendenze, a vedere qualche bella storia, ecco, anche, no? Qualcuno lo aiutiamo, ecco, cioè, insomma, per cui siamo anche abbastanza soddisfatti del lavoro che facciamo. Certo, alcune volte alcune persone non ce la fanno, magari ritornano a vivere per strada, ci sono dei fallimenti, però ci sono anche delle uscite vere, delle persone che adesso hanno veramente ripreso in mano la propria vita, adesso hanno la propria casa, il proprio lavoro, anzi ci vengono a trovare, rimaniamo sempre molto ancora quei punti di riferimento, ancora quella pseudo famiglia che chiamo io, che magari non motivo, hanno più un motivo ancora in più per andare avanti, esatto, da dire, però, perché, esatto, insomma, se anche poco, comunque lentamente, però si riesce, insomma, esatto, vuol dire che io dico può sempre fare, che funziona. Basta anche uno che hai salvato, è importante. Noi abbiamo, appunto, io volevo sempre... chiedere al direttore, allora, se qualcuno che è in ascolto in questo momento volesse darvi una mano, unirsi alla famiglia, appunto, di cui parlava il presidente poco fa, come può fare? Allora, sul sito istituzionale www.rondacaritamilano.com trovate tutti i riferimenti, sia la scheda da compilare, da inviare per le adesioni come volontariato. Abbiamo un percorso strutturato di ingresso nell'associazione, proprio perché, come dicevamo prima, la realtà richiede un minimo di formazione, quindi abbiamo un programma di formazione, abbiamo un periodo di prova, abbiamo del tutoring nelle uscite serali per fare in modo che il volontario non sia buttato all'arrembaggio, quindi è formato e seguito. E trovate la struttura associativa dell'associazione, trovate i bilanci. Il 2014 l'associazione ha prodotto il suo primo bilancio sociale, quindi trovate anche le considerazioni, i numeri anche di maggiore dettaglio rispetto a quello che vi ho dato prima. E trovate tutti i riferimenti per sostenerci come donatore, quindi codice fiscale. Abbiamo visto appunto, abbiamo visto fuori in questo momento con una campagna per il 5 per 1000, quindi direi a Dagma dalla regia, grazie mille. Dag, si fa vedere la grafica appunto con il codice fiscale che potete semplicemente inserire nella vostra dichiarazione dei redditi. Vi ricordo, non sono soldi che vi tolgono, li avete già tolti, quindi dateli questo 5 per 1000 alle associazioni che valgono, non lasciateli lì a nessuno. Sceglietene una, in questo caso io vi consiglio oggi la Ronda Carità, ma sono davvero, sono soldi che non vi tolgono, nel senso che li hanno già tolti, quindi non è un problema per voi, è un reindirizzamento, ma è un problema per l'associazione, cioè averceli è davvero, fa la differenza, no? Giusto, no? Certo. Ovviamente più ricchi siete, più tasse pagherete, più il 5 per 1000 sarà felice di riceverlo la Ronda Carità, questo dico io. Però nel senso, è davvero, fatelo perché è una cosa importante. Quindi questo è uno dei modi, si può fare volontariato, dicevi, chi può fare volontario per la Ronda? Tutti purché siano maggiorenni, diciamo la maggiore età è la... Non serve una specifica... No, assolutamente. Studi, poi, oppure... Diciamo che avendo una struttura di supporto esigua, noi poi utilizziamo anche eventuali professionalità dei volontari, non solo per fare volontariato in senso stretto, ma per aiutare anche l'associazione. Quindi anche abbiamo tanti bravissimi professionisti che ci aiutano in tutte le attività, anche nell'amministrazione, in segreteria, per andare a fare un ritiro merce, per qualsiasi spazio, spazio ce n'è, anche perché appunto abbiamo parlato delle ronde notturne, diciamo l'unità mobile che è il vostro must, ormai siete famosi e riconosciuti per questo centro diurno davvero interessante, che mischia in realtà tante situazioni e che cerca
cerca di dare un futuro a chi ha deciso di rivolgersi o comunque di farsi fare un percorso insieme a voi, ma so che avete altri due progetti, nel senso uno strutturato, che è quello del Pacco Viveri, giusto? Del Pacco Viveri, sì, noi assistiamo anche una trentina di famiglie che saranno in circolo, solo 80 persone, che ogni mese vengono e noi li supportiamo con un Pacco Viveri, che è un Pacco Viveri abbastanza importante, perché non diamo soltanto pasta, fagioli, piselli, scatolame, cose varie, diamo anche cose fresche, per cui dal prosciutto al formaggio, alla fettina di carne, proprio perché crediamo che anche loro abbiano il diritto di mangiare in modo sano, equilibrato, ma non facciamo solo quello, facciamo anche molto segretariato sociale, cerchiamo veramente di capire la famiglia come messa per poterlo aiutare, ma banalmente anche dall'iscrizione all'asilo nido di una peruviana che, poverina, mamma sola con questo bambino, con questa bambina che non riusciva a inserire all'asilo, perché adesso se non sei capace, non hai un computer, non sei capace di andare su internet, tu il bambino all'asilo non lo potrai mai scrivere. Sembrerà assurdo, ma il nostro aiuto per lei è stato molto importante, che un operatore si è messo lì e siamo andati, abbiamo cercato di registrare questa bambina per iscriverla all'asilo. Tutte queste magari sembrano piccole cose, ma per le persone per sono nulla, per questa bambina per nulla, per questa... perché finalmente può andare che finalmente all'asilo. è riuscito ad andare all'asilo e la mamma può permettersi di andare a lavorare. So che avete un progetto pilota in partenza in questo periodo, che è interessante, siete ancora un po', cioè, state proprio facendo partire in questi giorni, giusto? Stiamo partendo, no, abbiamo già iniziato un progetto pilota di housing sociale, un appartamento di 4 posti letto, dove noi le persone che adesso hanno iniziato a lavorare gli diamo la possibilità di tenerli dentro da 6 mesi, un anno, completamente gratuito per loro, però loro si devono impegnare di un risparmio forzoso, cioè in base a quello che guadagnano, concordato con loro, i soldi sono loro, sono sul loro libretto. Si mancherebbe. Però loro sanno che sono obbligati a tenere via un tot soldi, condiviso poi con l'educatore che segue questo progetto, in modo che loro riescano a tenersi via quei soldini, perché noi tutti sappiamo che per avere una propria autonomia, per prendere un appartamentino in affitto, se non hai da parte come minimo quei 7-8 mila euro, non vai da nessuna parte. Guarda, credo che questo sia un progetto che servirebbe a tante persone, questo progetto. E mi metto in coda anch'io, molto probabilmente. Perché è il progetto così, quello del risparmio, che effettivamente non siamo più abituati a concepirlo. Dobbiamo imparare, perché siamo molti più di queste... dell'epoca del pago rate, che tanto faccio prima. No? Quindi... noi ci siamo resi conto che molte di queste persone finiscono per strada, ma perché non sono capaci di organizzare i propri soldi, di gestire i propri soldi, non sono in grado, fanno veramente una fatica, dobbiamo proprio rinsegnargli Questo progetto fa capire davvero come avete fatto un'evoluzione in questi anni, ma in realtà seguendo il processo, nel senso che prima li avete incontrati per strada, poi li avete portati a casa vostra, diciamo, alla vostra sede, per cercare di fargli capire che c'erano delle alternative, li avete inseriti in società con un lavoro e adesso gli date anche una casa dove poter avere proprio il riscatto finale. Riscatto finale, perché vorrei che dopo, insomma, visto che hanno un lavoro, io penso che meno li vedi, cioè, so, appunto, ma meno li vedi più sei contenta, ma certo, vuol dire che funziona, vuol dire che funziona. Io non li voglio, infatti gli dico, io non ti voglio più vedere. Io glielo dico sempre, tu devi solo trovare quando hai delle belle notizie, hai delle belle cose, non vedi, perché voglio, vai riprenditi in mano la tua vita e fai la tua vita. Abbiamo parlato appunto di questi 20 anni e appunto sabato, giusto? Sabato facciamo una grossa festa, è il nostro compleanno, facciamo questa... Allora cosa fate? Raccontateci un po' che cosa possiamo aspettarci da sabato e... Sabato invitiamo tutti la cittadinanza a venirci a conoscere, a venire a vedere la nostra sede e a vedere soprattutto questa mostra fotografica di questi due ragazzi, di questo fotografo che si chiama Andrea Lai e Martina, e l'illustratrice Martina, che ci hanno aiutato a mettere in piedi questa mostra. Bello. Che sarà bellissima. Adesso Giorgio forse vi spiega meglio. Ma di che guarda, cos'è. Adesso io vi inviterei tutti, dacci le coordinate giuste per venire a vedere la festa. Allora la via è l'indirizzo è quello del nostro centro diurno, come ha detto Magda prima, via Picozzi 21, zona Casoretto, piazza Udine, dalle 10:30 alle 18:00,
e avremo personalità politiche e personalità esponenti di associazioni importanti che collaborano con noi in mattinata. Poi nel pomeriggio ci sarà appunto la presentazione, l'introduzione e la visita guidata alla mostra da parte dell'artista. Gli artisti. Venite. Poi ci saranno tutti gli ex volontari che hanno fatto parte di Ronda, che hanno che senza di loro Ronda non sarebbe arrivata. 20 anni, hai fatto un conto di quanti volontari sono passati in 20 anni all'incirca? Spannometrico, ha fatto un direttore. I conti sono compito del direttore. Sì, non l'abbiamo ancora fatto questo adesso conto qua. Purtroppo gli archivi delle associazioni nei primi anni. Cioè, in questo momento siete in 70, in questo momento siamo sì. Soci volontari, sì. Soci volontari, sì, sì, sì. Sì. E si è superata chiaramente 400-150 molto probabilmente. Sì, in questi vent'anni. Sì, no, in questi vent'anni di più. Insomma, però una realtà che stiamo recuperando anche tutti gli archivi storici e presto usciremo insomma con dei numeri complessivi. Oh, bene. Che sempre sarebbe bello anche perché appunto magari in questi vent'anni ha fatto un piccolo percorso anche solo con Ronda, tornare e festeggiare con voi questi vent'anni. Certo. Allora siamo in chiusura, io davvero vi ringrazio tantissimo per essere qui con noi. Ricordiamo allora sabato dalle 10:30 alle 18 via Picozzi 21. Perfetto, sede della Ronda Carità e Solidarietà, la festa di compleanno, l'anniversario, 20 anni, insomma 20 anni sulla strada e abbiamo visto non solo, perché poi ormai sono tante le attività che fate. Io davvero vi ringrazio tantissimo per essere qui con noi, ci vediamo a questo punto allora alla festa. Ti ringraziamo noi. Grazie mille davvero e buona continuazione e complimenti per il lavoro che giornalmente e tutte le sere fate nella nostra grande città. Grazie mille. Buona giornata a tutti. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito da casa. L'appuntamento come sempre è rinnovato a questa sera alle ore 18 con l'informazione di Milano All News. Good Morning Milano torna domani alle 12:30 sempre qui in diretta. Grazie mille, arrivederci, a presto.